Siamo di nuovo qui a parlare di luci. Infatti, come ho detto nello scorso video, l'importanza che ha la illuminazione nei nostri video è davvero importante, ma oggi voglio spiegarvi solo un piccolo dettaglio per rendere i vostri video ancora più appariscenti. Già, oggi sto parlando di queste, le gelatine colorate. In questo caso ho semplicemente la blu e la gialla perché andrò ad operarle in questo video. Come sempre non sto qui a specificare dettagli tecnici eccetera, anche perché cosa c'è da dire su due fogli colorati dove alla fine li ho semplicemente ritagliati per prendere la forma del LED? Nulla a quanto pare. Voglio solo farvi capire come appare un video mettendo delle colorazioni diverse già durante le riprese e adesso ve lo mostro. Basta applicare queste due gelatine, che in realtà, come avete sentito, spero, sono dei fogli plastificati. Non so come mai sinceramente le chiamano gelatine, però noi continueremo a chiamarle in questo modo. Come vedete qui nel LED frontale praticamente a me ho applicato la gelatina blu, mentre sullo sfondo ho applicato la gelatina gialla. Come vi ho già detto non c'è molto da dire in effetti, però credo che l'importanza di quello che può andare a modificare una gelatina rispetto a un'illuminazione basica, credo faccia davvero la differenza. Infatti questo tra l'altro è il primo video in cui utilizzo queste gelatine ed è anche una sorta di prova per capire se in realtà rendono veramente un'idea diversa del video, magari trasmettendo emozioni, magari rendendo semplicemente più professionale, usiamo sempre le virgolette, i video che facciamo qui su YouTube. Quindi spero che questo breve video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un mi piace, commentate qua sotto e ditemi se anche voi usate le gelatine o secondo voi posso usarle in una maniera ancora più alternativa. Ovviamente i messaggi arrivano adesso. Come ultima cosa vi invito a iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui video che prossimamente arriveranno. Vado a leggere i messaggi.